तन्ने तन्ने सतगुरु मेरा जेरा विचरियानू मेलदा तन्ने तन्ने सतगुरु मेरा जेरा विचरियानू मेलदा जैसा सतगुरु सुनीदा जैसा सतगुरु सुनीदा तेसो ही में दीत जेरा विचरिया नु मेलदा तेसो ही में दीत जेरा विचरिया नु मेलदा तान तान सतगुरु मेरा जेरा विचरिया नु मेलदा तान तान सतगुरु मेरा जेरा विचरिया नु मेल विचर हा मेले प्रभु विचर हा मेले प्रभु हर दरगा का बासीत जेरा विचरिया नु मेलदा हर दरगा का बासीत जेरा विचरिया नु मेलदा तान तान सतगुरु मेरा जेरा विचरिया नु मेलदा तान तान सतगुरु मेरा जेरा विचरिया नु मेल हर नाम मंत्र देर दाईदा हर नाम मंत्र देर दाईदा कत्ते होमे रोग जेरा विचरिया नु मेलदा कत्ते होमे रोग जेरा विचरिया नु मेलदा तान तान सतगुरु मेरा जेरा विचरिया नु मेलदा तान तान सतगुरु मेरा जेरा विचरिया नु मेलदा नानक सतगुरु तीना मिलाया नानक सतगुरु तीना मिला जिंदु रोपिया संजोग जेरा विचरिया नु मेलदा जिंदु रोपिया संजोग जेरा विचरिया नु मेलदा तान तान सतगुरु मेरा जेरा विचरिया नु मेलदा तान तान सतगुरु मेरा जेरा विचरिया नु मेलदा तान तान सतगुरु मेरा जेरा विचरिया नु मेलदा So today we have questions and answers, quindi oggi abbiamo domande e risposte. So the first question says, which is the best attitude for a satsangi who attends a retreat to get the full benefit of these days? La prima domanda dice, qual è la migliore attitudine per un satsangi che partecipa a un ritiro per ottenere il massimo beneficio da questi giorni?
This has been said and said again and again, but we will say it again. Questo è stato detto e ridetto varie volte, ma lo diciamo ancora. Poiché per la maggior parte di noi esseri umani la dinamica dell'apprendimento è una continua ripetizione delle cose. For most of us human beings, the dynamic of learning is a continuous repetition of things. Quando io andai dal mio maestro, pensavo che via via avrebbe detto cose sempre più straordinarie, ma in realtà ripeteva sempre le stesse cose. Pensavo che col tempo avrebbe dato insegnamenti sempre più complessi. Invece no, erano sempre più o meno le stesse cose di base. So when I went to my guru and I began listening to his satsang, I thought in time he will give more and more elaborated teachings and he will reveal secrets and stuff. But he kept repeating more or less the same things always. La cosa straordinaria è che tutte le volte che lo diceva sembrava come se fosse la prima volta. Era sempre illuminante, era sempre innalzante e chiarificante. The very peculiar something it was that each time he repeated those things, he gave them with such an emphasis, with such a power. They always look new, and they always hit the ball. Per cui l'insegnamento in realtà consiste nel perdersi nell'attimo, nello smarrire traccia di noi stessi. So the teaching in actuality consists in losing oneself in the moment. In losing track of ourselves. Vale a dire darsi completamente, senza paura, senza riserve. That means giving oneself out completely, without fear, without holding on anything. Questo richiede una completa fiducia, un completo abbandono. This requires a complete trust, a complete surrender. Per cui se entriamo su un cammino spirituale, se andiamo da un maestro, con paure, con preconcetti, con idee, senza abbandono, non funziona semplicemente. So if you go to a master with fear, with uncertainty, with doubts, it's not going to work. Ci vuole una completa fiducia, un completo darsi. It's needed a complete trust, a complete giving of oneself. Solo che questa cosa, questo fatto, accade raramente con pochissime persone. Tutte mantengono sempre uno spazio in cui vogliono essere sicure di se stesse. E questo è ciò che ci frega. But this giving of ourselves completely, surrender completely, it's very rare. Most of the people always hold some space for themselves to be safe. And this is what deceives us.
This is the impediment. Quindi una completa fiducia. Fiducia in che? It's a complete trust. Trust in what? Nella via, nell'insegnamento, quello che i buddhisti chiamano il Dharma. So a complete trust in the teachings, on the path, what in Buddhism is called the Dharma, Hinduism also. Però se seguiamo l'insegnamento per anni, a un certo punto ci renderemo conto che l'insegnamento non basta. Poiché se non è rinnovato e reso vivo dalla presenza di un maestro, l'insegnamento diventa morto, ripetitivo, sempre le stesse storie, che poi non si concretizzano mai. Because if you follow the path for years, the teachings for years and years, at some point we get fed up with them, because they don't correspond to reality. They become schemes, like mathematics. Ma la vita non è matematica, la vita è originaria sempre. In natura 2 più 2 non fa 4. Può far 5, può far 3, può far quello che gli pare. So in nature there is no mathematics, you know. Nature everything goes in its own way. Today may 2 by 2 may mean 3, tomorrow 5, and the other day anything else. E l'insegnamento, per quanto elastico possa essere, è sempre comunque schematico, perché bisogna dare una certa traccia, un certo cammino, un certo percorso. And the teaching, as good as you can give it, it is anyway schematic, because you are giving a map to follow to reach somewhere. Ma questa mappa poi non si applica nello stesso modo a tutti. Siamo tutti diversi. But this map doesn't work the same with everybody, because we are all different. Quindi il Dharma o l'insegnamento non è sufficiente. Then I will come also to this matter of how to behave on a retreat, but this is good what I'm saying. Poi ritorno a quello che è la domanda, cioè come bisogna comportarsi in un ritiro, però quello che sto dicendo è molto importante. Quindi poi nel buddismo, ma poi anche nell'induismo, ma forse in qualsiasi altro cammino spirituale, qual è la cosa fondamentale? Il Dharma? Poi il Buddha. Ci sono tre gioielli nel buddismo: il Dharma, il Buddha, il Sangha. O il Sangat, come diciamo noi. So in Buddhism there are three jewels, which are the Dharma, the Buddha, and the Sangha, or the Sangat. Quindi l'insegnamento funziona fino a un certo punto. Poi che altro c'è? Il Buddha. Ok, vediamo un posto Buddha. So the teaching works up to a certain extent. Then what else is there? The Buddha, the master. Okay, let's consider the master then. Quindi prendiamo in considerazione quest'altro aspetto, il maestro, quest'altro gioiello. Sanji diceva, il maestro viene o è presente, è importante per rinnovare l'insegnamento, per renderlo fresco e nuovo continuamente. Sanji used to say, the master is very important to make the teaching fresh, new, renew it all the time. Perché appunto noi siamo molto schematici. E tendiamo a schematizzare tutto.
È la natura della mente. C'è bisogno che le cose quadrino. Ma come dicevo prima, poi per molti versi, per molte situazioni, non quadrano più. Allora il maestro, appunto, il quale, come dicevo prima, continua a dire le stesse cose, però le rinnova sempre perché le rende adatte al momento. Questa è la bellezza di ascoltare un maestro. Perché tutte le volte sembra che quello che sta dicendo è nuovo, fresco, straordinario. Perché è quello che ci vuole proprio in quel preciso momento. This is the beauty of listening to a master. Because when he talks, although he mostly repeats the same things, but it seems like he is telling the most wonderful things, the most interesting things. Because what he says is really for the moment. It's really for the audience it has. Il maestro Kirpal diceva, quando andate da un maestro, il criterio per giudicare un maestro è che quando andate da lui non avete bisogno di fare domande effettivamente, perché questo satsang, quando lui parla, risponderà a tutti. Tutti riceveranno la risposta per la cosa più che più gli sta a cuore. Master Kirpal used to say, the criteria to judge a master is that when you go to him, you don't really need to put questions. You just sit there, listen, and he will tell everything which you need to hear. You'll always hit the point. Perché un maestro non parla dal livello della mente. Non c'è ragionamento, non c'è logica. Because a master doesn't talk from the level of the mind. There is no logic, there is no reason. He just talks by intuition. He becomes a channel for the truth to reveal itself. Diventa un canale per la verità affinché riveli se stessa. So we are here at the Buddha or the Master. And this is the most fundamental thing. His capacity to renew, make alive the teachings, la sua capacità di rinnovare, rendere vivi gli insegnamenti, sempre appropriati, sempre adatti al momento, always appropriate, always fit for the moment. E poi quel che irradia da lui, dalla sua persona. And then what radiates from him, from his person, from his body, from his face, from his eyes. Questa è la cosa più fondamentale. This is the most fundamental thing. This is, as I said before, when we were meditating, for me personally, has been always the greatest help on my spiritual practice. Questa è stata per me, come dicevo durante la meditazione, sempre il fattore di più grande aiuto. Può esistere o esiste una verità, una suprema verità che possiamo chiamare Dio, possiamo chiamare come ci pare. Possiamo anche riuscire ad amare fino a un certo punto questa verità. Ma noi siamo esseri umani e abbiamo in genere, nella maggior parte dei casi, bisogno di dare una forma concreta a questa verità, a questa essenza, a questa divinità. So, we are human beings and we need to give to this truth, to this supreme reality, somehow a human form. There might be people, rare people, who do not need this. Or sometimes they need, sometimes they don't. But most of us do need, because we are human beings and we need to give a human form to God. Because we need to love somebody. Perché abbiamo bisogno di amare qualcuno.
L'essenza non basta, c'è bisogno di una forma concreta. The essence is not enough, we need a concrete form. Sanji used to say often, since we are human beings, God comes in the form of a human being. Sanji diceva spesso, già che siamo esseri umani, Dio viene in una forma umana. Perché se venisse nella forma di una mucca, diceva, forse non ci direbbe molto. O se venisse nella forma di una scimmia, di un che vi fare. Già che siamo esseri umani, abbiamo bisogno di un essere umano. So if he came in any form, wouldn't mean much to us. Since we are human beings, we need a human form. Perché l'amore è veramente poi la forza, il motore che ci permette di dare senso, dare scopo. E forza alla nostra pratica spirituale. Quindi l'amore per il maestro, nel quale noi riconosciamo la divinità, è fondamentale nel cammino spirituale. È l'altro grande gioiello, il Buddha appunto, il Sadguru, chiamatelo come vi pare, è la stessa cosa. So this is the other great jewel, the Buddha, the Sadguru, call it as you like. E questo amore per questa divinità manifesta in una forma umana è la cosa che veramente ci trasporta, ci aiuta. E se questo amore arriva ad essere completo, allora c'è un completo abbandono, un completo darsi. E questo ci permette di trascendere veramente e raggiungere stati di coscienza che altrimenti non riusciremo mai a raggiungere. So this love for this our divinity, this Ishtadeva that we choose, and this complete giving ourselves to it, this complete surrender without any holding on, is what allows us to really make the jump and reach states of consciousness which we will never be capable of reaching. Perché l'amore è l'opposto della paura. Because love is the opposite of fear. And if you really love, you have no fear. So this other jewel, the master, our chosen divinity, which should be a living something and not a dead something, is the very, very fundamental thing. Quindi quest'essere umano che dovrebbe essere vivo e non morto, che rappresenta per noi la divinità, che scegliamo come nostra propria personale divinità, è cosa fondamentale sulla via, è importantissimo. Senza di questo non si va da nessuna parte. It's fundamental on the path. Without this we get nowhere. This falling in love is so important, is so beautiful, is so good. Questo innamorarsi è così importante, così fondamentale, così bello. Se accade, la nostra vita diventa un poema. Se non accade, rimane una vita ordinaria. If it happens, our life becomes a poem. If it doesn't, then it stays as an ordinary something. E qual è l'altro grande gioiello poi? Which is the other great jewel, the Sangat. Il Sangat è l'altro grande gioiello.
Molti dicono: ah, io mi piacciono gli insegnamenti, mi piace il maestro, ma non voglio avere a che fare con nessuno. Many people say: oh, I like the master, I like the teachings, but I don't want to have anything to do with these people. Questo è estremo egoismo. This is extreme egoism. Il servizio è fondamentale. Il servizio verso le persone con cui interagiamo nella storia spirituale che stiamo vivendo. Service towards the people with whom we interact in the spiritual story that we are living. Quindi il Sangha è l'altro grande gioiello in cui impariamo a servire e a darci in modo pratico. So the Sangha is the other great jewel in which we learn to serve and give ourselves in a practical way. Inoltre, già che siamo così estremamente egoisti, abbiamo questo atteggiamento critico che fa schifo semplicemente. Qui si impara ad essere umili e anche a non giudicare se non si vuole essere giudicati. So since we are so extremely full of ego and arrogance, disgustingly such, and we always criticize everybody, in a situation like this you have to learn to be humble if you want to survive. Otherwise, sooner or later, you'll be kicked out, or you kick out yourself. Altrimenti, col tempo, perderete l'occasione. Non ce la farete stare in questa realtà, o in una realtà analoga. Chi vi sta parlando di questo? Who is telling you these things? Somebody who's had two masters, and for 25 years of his life he has been serving his masters with all his potentials, with all his capacities. Qualcuno che per 25 anni della sua vita ha servito i suoi due maestri, prima uno e poi l'altro, con tutto il suo essere, con il suo potenziale, che ha dedicato interamente la sua vita, veramente, ai suoi maestri. Who has dedicated his whole life really to his masters. E questo posto parla da sé. And this place tells the whole story by itself. Quindi mi sono trovato a interagire da prima con un Sangat, quello del maestro Kirpal, che era grossissimo. Questo è andato avanti per 3 o 4 anni. So first I had to interact with Sangat of Master Kirpal, which was very big. And this went on for some 4 or 5 years. Actually less. 3-4 years. Poi non mi piacque più l'orientamento che le cose avevano preso dopo la sua morte. Allora mi distaccai e stetti per i fatti miei per un paio d'anni. Then I didn't like anymore the orientation that the situation took after his leaving the body. So for a couple of years I stayed on my own. Then I joined the Sangha of Santa Jaip Singh. Poi mi unì alla storia di Santa Jaip Singh, al suo Sangha, che era una cosa che incominciava, che non era per niente grossa come quella del maestro Kirpal. Lui mi chiese di essere il suo rappresentante qui in questo paese, anche in Europa in generale, all'inizio, di fondare questo ashram. Ho sempre obbedito a tutto quello che mi ha detto. I always obeyed whatever he told me.
Non ho mai messo in discussione la sua autorità, anche se poi c'erano tanti che mettevano in discussione la sua autorità, perché gli idioti sono dappertutto. I never put into question his authority, although there were many who put into question his authority, because idiots are everywhere. E ho sempre obbedito quello che mi ha chiesto di fare. And I always obeyed whatever he told me to do. Ho partecipato a tantissimi ritiri con lui. I attended so many of his retreats, in cui dovevo interagire con decine, talvolta centinaia di persone. Invece I had to interact with sometimes tens or sometimes hundreds of people. Quando organizzavo I suoi programmi qui c'erano sempre tante persone che venivano ad aiutarmi e dovevo interagire anche con loro. When I organized these programs here, always there were several people who came to help, and I had to interact with all of them. Per cui una lunga storia di dedizione e di servizio, so a long story of dedication and service. Ma vi dico, è così che si impara. Associandosi al maestro, che è un gioiello, seguendo I suoi insegnamenti, che è l'altro gioiello, e servendo il suo sangat, che è come il suo corpo esteso, and by serving his sangat, which is his extended body. Master Kripalu used to say, my sangha is my limbs. Maestro Kripalu diceva, il mio sangha sono le mie membra. Per cui, cari miei, questa è la storia. Se vi piace, bene, se non vi piace, non fa per voi, semplicemente. So, dear ones, this is the story. If you like it, it's for you. If you don't, then it's not for you. Just as simple. Ora come mi comportavo io quando andavo a questi ritiri col maestro? Now how did I behave when I went to these retreats with my master? I wish there were people from all over the world. People from Europe, people from America, people from India, from Africa, in cui c'erano persone da tutte le parti del mondo, dall'Europa, dagli Stati Uniti, dall'Africa, dall'India, dall'Australia. Quando ci troviamo in queste situazioni, tutti vogliamo essere importanti, tutti vogliamo essere riconosciuti, tutti vogliamo essere un po' al centro della situazione. In genere è così, ho visto e l'ho rivisto tante volte. Ognuno vuole essere importante. So in VR in this kind of situations, everybody wants to be important, somehow. Recognize as something special, be at the center of a situation. Affinché gli altri pensino, oh, quello è importante, quella è importante, quello è speciale, quella è speciale. So that other people may think, oh, the one is special, that one, male or female, whatever, something special. Ma vi dico, non è questo che ci rende speciali. Anche se siamo vicini al maestro, anche se sembra che siamo presi in una considerazione speciale dal maestro, non è questo che conta. But I tell you, even if you are taken into a special consideration of the master, if you are close to him, it's not this that counts. Ogni cosa ha un valore corrispondente alla qualità con cui è vissuto quel qualcosa. Everything has a value
according to the quality by which we live that something. Non è tanto la posizione che occupiamo, ma è come la viviamo quella posizione che è importante. It's not so much the position that we have, but how we live it is important. O non è importante quanto la nostra non posizione, è come viviamo quella nostra non posizione. Or it's not important how our non position, because we might be just ordinary somebody, but it's how we live that condition, the situation, that is important. Quindi in qualsiasi circostanza, in qualsiasi contesto, non è tanto quanto siamo importanti o non importanti in quel contesto, ma come ci viviamo quell'essere importanti o non essere importanti che è importante. So in any context, it's not so much important to be important in that context, to be somebody standing out, or be ordinary, nobody. It is how we live the situation that makes it special or non-special. Per cui quando io andavo a questi ritiri con il maestro non cercavo mai di essere importante, non cercavo mai di parlare con nessuno, me ne stavo sempre in un angolo per i fatti miei. So when I went to these retreats with the master, I never talk much with anybody, I never look of trying to make friendships with this or the other one, especially with the so-called important ones. Always took a corner, try to be out of the, you know, the mainstream, do my simran, do my meditation, and be connected with my master. Quindi questo è quello che facevo. In genere mi prendevo un letto nell'angolo estremo, non nel mezzo, e me ne stavo per i fatti miei. Cercavo di fare la mia meditazione, di essere collegato interiormente con mio maestro. Cercavo di fare il simran continuamente. E di stare zitto, semplicemente. So I try to do simran continuously and just be silent. Se c'era da servire, lo facevo sempre. Talvolta me le inventavo da solo le cose. It was chance to serve in some way, I did. Sometimes I invented things just to do some service. Quindi qual è il modo per andare in modo ottimale a un ritiro? So which is the way of going in a the best way to a retreat? L'atteggiamento giusto è quello di voler andare per innalzare la propria coscienza, per innalzare la propria condizione spirituale. The main reason by which we go to a retreat should be to uplift our consciousness, to improve our spiritual connection. L'altra cosa, durante un ritiro cercheremo di essere di buon esempio agli altri e non di cattivo esempio agli altri. The other thing, during a retreat we will try to be of good example to others, not a bad example. Like a flower that gives out fragrance with no reason, just to inspire others, to make their life happy. Come un fiore che irradia profumo senza motivo, giusto per rendere felici gli altri. So in a retreat we should mind our own business. Quindi in un ritiro noi dovremmo farci i fatti nostri e dovremmo cercare di essere di buon esempio per gli altri, un esempio silente, non arrogante. And try to be of good example for others,
a silent good example, not an arrogant one. In un contesto spirituale, l'arroganza è la cosa che più puzza, cari miei. In a spiritual context, arrogance is the most foul smelly something. L'umiltà, invece, è ciò che rende le persone belle. Humility is what makes people beautiful. Quindi con umiltà si va a un ritiro per innalzare la propria coscienza, per rafforzare il proprio collegamento con il proprio maestro, per capire meglio come funziona il tutto, l'insegnamento, e per essere di buon esempio agli altri. So we go to a retreat to be in silence, to uplift our consciousness, to do our spiritual practice, to strengthen our connection with the Master, to be of service, and to be a good example. Il maestro che parla diceva: non c'è niente di più deleterio in una situazione, in un sangat, di una persona che sia di cattivo esempio per gli altri. E non c'è cosa di più grande aiuto di una persona ispirante, di una persona che contribuisce semplicemente col, appunto, col suo profumo, con la sua dolcezza, con la sua buona attitudine. Io invece vedo persone che vengono al ritiro e pretendono di diventare importanti, di dettare legge, di dire come si fanno le cose. Cominciare a darmi consigli su come fare questo, come fare quell'altro. Magari non sono venuti al ritiro per mesi o per anni. Vengono al ritiro e cominciano a dar consigli. Questo deve essere cambiato, quello deve essere aggiustato, quello deve essere modificato. E io penso, ma com'è possibile che questa persona sia così? Non voglio usare parole forti. But I see people, they come and retreat, maybe they haven't come for years. They come and they begin giving advice about doing this and doing that. This is to be changed, that. So how can a person be so idiot, really? First shut up and learn, then talk. Innanzitutto sta zitto, impara, poi parla. O stai zitta e impara. Purtroppo devo dire, sapete come fa un musicista a diventare famoso? You know how a musician becomes famous? Because he has a good manager, because he has good people that cooperate with his work. Do you know how anybody in any field succeeds? Because has people who are really cooperative, smart, and they act, and they are able to propagate that story, whichever it is. Sapete come un cantante diventa famoso? Perché ha un buon manager e persone che collaborano con lui, col suo lavoro. Ottime persone. Uno sportivo, un politico, chi vi pare. Un maestro, sapete perché riesce a portare il suo messaggio a tanti? A master, do you know why he is able to bring his message to many people? Because he has very good cooperators, assistants and servants. Perché ha ottimi cooperatori, assistenti e servi. Del sentiero si dice Sevadar. I was unlucky. Io sono stato sfortunato. In questo senso.
Questo non vuol dire che mi dispiace che la mia storia sia piccola, per carità di Dio. Mi sta proprio bene così. Ma a me si sono associate veramente persone pessime, sorta di disgraziati veramente, che volevano solo essere importanti, essere riconosciuti. But the Gothenly people were really disgraced people, capable of doing nothing, who just were arrogant and wanted to be important. Per questo la mia storia è piccola, grazie a Dio che lo è, devo dire. A questo punto della mia vita sono veramente contento che le cose vanno così, mi basta questo. I'm very happy with this, because at this point of my life I'm really very happy that I didn't have to deal with so many people and trouble myself so much, mostly for people who do not really appreciate what you do for them. Non perché questa storia non abbia valenza, perché ne ha molta più di tante altre. E questo è senza arroganza, ma con una considerazione concreta dei fatti. Not because this story doesn't have a valence, doesn't have a value, because this story has much more value than many other big stories which are around the world. There are gurus for everything, they need somebody. They are capable of doing nothing. Ci sono guru famosissimi, con migliaia e milioni di seguaci, che sono capaci di far niente, semplicemente. Per ogni cosa hanno bisogno di qualcuno che lo faccia. Ma hanno una buona organizzazione. Hanno un buon curriculum inventato. But they have a good organization. They have a good invented curriculum. Per cui questa domanda ha tirato fuori cose straordinarie, direi. So I would say that this question has pulled out extraordinary things. Se vi piace bene, se non vi piace non cambia niente di una virgola. If you like it, good. If you don't like, nothing is going to change. What I said is the pure truth. Quel che ho detto è la pura verità. Quindi grazie a chi ha fatto questa domanda. So thank you to the one who put this question. Because from this question such a good satsang came out. Perché da questa domanda un satsang così straordinario è uscito. Thank you for listening. I hope it was meaningful for you also. For me it was very meaningful. I hope it was for you also.